È troppo presto. Le 8 di mattina non esistono come orario di lavorare. Sì, siamo qui sul set. Su che set siamo? Eclipse. Siamo su Eclipse. Ora il vampiro si magna la sorella. E boh, vediamo se si fa due prosciutti. Buona, ci si. Cindurra in tentazione nasce nel 2007-2008 quando stavo girando un cortometraggio insieme a Lorenzo Berti. Il cortometraggio si chiama William Wilson, sempre per la mia regia, e durante, diciamo, la fase di visione di questo cortometraggio, cioè mentre lo stavamo facendo vedere un po' al pubblico, che erano soprattutto amici e parenti, il responso più importante che veniva fuori dalle persone che guardavano questo corto, quindi i commenti che ci facevano più spesso, erano questi: sembra l'inizio di qualcosa di più lungo, finisce dove dovrebbe iniziare. E quindi Lorenzo mi lanciò una provocazione e mi chiese: perché non li accontentiamo, perché non accontentiamo il pubblico? E questa provocazione mi stuzzicò, perché era un'idea fattibile da realizzare, un incipit interessante, mantenendo le stesse caratteristiche del cortometraggio, quindi un unico attore all'interno di un'unica location, di un unico ambiente, con la tematica del doppio sempre presente alla base della storia. Quindi era un'idea che vedevo fattibile, perché sia a livello produttivo, perché non dispendiosa come budget, e poi perché si avvicinava a un immaginario cinematografico che mi piace molto. La stesura della sceneggiatura è stato un procedimento curioso, perché l'abbiamo fatto, diciamo, in modo epistolare, perché abitando a chilometri di distanza, io e Lorenzo, abbiamo usato il web come strumento appunto per buttare giù questo script. Ci mandavamo quindi delle email in cui ci confrontavamo sulle scene e su tutto quello che doveva venire fuori poi nella storia. Quindi magari, ecco, scrivevamo una scena e poi ci spedivamo un'email, e nel confronto e nel dibattito che nasceva appunto via web è venuta fuori un po' quello che è la storia principale del film. Inizialmente la storia aveva preso tutta un'altra direzione da quello che poi è il prodotto finale, perché aveva preso appunto una direzione diversa che comunque non ci soddisfaceva, era un po' confusionaria, a tratti anche banale. Non ci riscontravamo qualcosa che poteva avere una presa anche forte sullo spettatore che guardava il film, e non sentivamo nemmeno troppo personale quello che scrivevamo. Quindi ci serviva qualcosa per migliorarla, e mentre riflettevamo appunto su questo, così quasi per caso, come ispirazione, ci venne in mente di
di far diventare il nostro protagonista un seminarista, un seminarista in crisi di fede, quindi di mettere all'interno del film la tematica della fede, della crisi spirituale, come base appunto della storia che andavamo a raccontare. Motore partito. Chuck. E c'è dove ci siamo battuti di trottava. Azione. Importante del film era quindi la location, e mentre eravamo alla ricerca appunto del luogo ideale dove ambientare la storia, mi è venuto incontro Michele Martini, produttore esecutivo del film, con questa casa di campagna, questo casolare di campagna, che al primo sopralluogo abbiamo subito notato che faceva al caso nostro. Una location molto vantaggiosa a livello produttivo, perché non solo c'era lo spazio giusto per fare le riprese del film, quindi tutti gli ambienti che ci servivano, ma anche delle altre stanze da poter sfruttare come alloggio per la troupe. E quindi, ispirandomi un po' a Kubrick e al suo Shining, ho pensato che poteva essere la cosa giusta poter far dormire, quindi la troupe, far alloggiare la troupe per tutta la durata del set, dei giorni di riprese, all'interno di questa location. Una curiosità era che Lorenzo Berti dormiva, alloggiava nella stessa camera da letto dove poi recitava come protagonista del film. Azione! Ne famo un'altra! Sì, visto! Aspetta un attimo, scusa. Tommy, allontana un po' il microfono! Allontana un po'! Ok, di seguito, Lore! Facciamo un'altra volta questa. Fanne una un pelo più larga ora, allora. Ok. Così? Sì. Lorenzo! Lombardi! Mi chiudi un po' il diaframma? Ok? Sì! Il budget del film è potuto essere risicato e molto basso, grazie anche al supporto in fase di produzione di White Rose Pictures, che ha abbracciato fin da subito il progetto e l'idea produttiva del film, mettendo a disposizione tutta la strumentazione tecnica necessaria per le riprese, quindi durante i giorni di set, e anche poi in fase di post-produzione con il montaggio, gli effetti speciali e anche successivamente per quanto riguarda la fase di distribuzione del film. Ecco,
Oh sì, oh, ti ricordi quando mi mettevo i tuoi vestiti, oh, per sentirmi dentro di te. Puttana, puttana, puttana. L'interpretazione di Lorenzo Berti è stata sicuramente valida e di gran livello, perché non era facile interpretare comunque due ruoli di questo tipo, quindi due ruoli antitetici, in questo modo, mantenere sempre anche alta la concentrazione e poter anche calarsi nella parte in modo repentino. Succedeva spesso nel set che doveva togliere i panni del seminarista e trasformarsi subito nel suo opposto, nella tentazione, che era più schizofrenica, più esuberante come parte. Lorenzo è riuscito a trasmettere tutte le emozioni, tutto quello che i personaggi dovevano dare, e l'ha fatto in modo molto efficiente e molto convincente. Il rapporto nel set è stato ottimo, anche perché abbiamo scritto insieme la sceneggiatura, quindi dall'inizio del film, fin dalla fase di preproduzione, ci siamo scambiati delle idee e abbiamo creato insieme questa storia. E nel set Lorenzo mi ha lasciato carta bianca, quindi si è comportato da attore professionista. E poi sapeva fin dall'inizio quello che volevo, perché appunto conosceva la storia come me, dato che l'avevamo scritta insieme. Indurre in tentazione non è stata la prima ipotesi di titolo del film, perché infatti fino alla fase di post-produzione e poi anche di promozione e distribuzione il film aveva un altro titolo, che era Ecce Coelet, che poi insieme a Lorenzo Lombardi abbiamo deciso di cambiare per cercare qualcosa che potesse essere più diretto e più facilmente comprensibile anche per lo spettatore. Ecce Coelet era un titolo troppo enigmatico, troppo difficile da comprendere. Il Coelet è un libro della Bibbia con il quale la tentazione tenta il protagonista del film. È un libro infatti che fa nascere dei dubbi, che mette in discussione anche la fede di chi lo legge. E ci sembrava appunto un'idea interessante in principio per appunto intitolare il film. Facciamo un gioco. Ti siedi lì. Io mi siedo qui. E diciamo insieme l'antifona alla comunione. Ti va? Accomodati. Vuoi dirla tu la preghiera? No. Meglio. La dico. Fatto. Amen. Serviti. La scena più impegnativa, più difficile da girare è stata sicuramente la scena della cena sul finale del film, che è poi un po' la scena madre, la scena cardine di tutta la storia. Prendi la Bibbia, trovi la pagina del codice. Ma secondo te, se io faccio così, si sposta? Provo a chiamare la prima, eh? Dai! Poi fai il verso, eh? Meno stupido proprio te, c'è sempre la tua concentrazione. Sì, forse era meglio la seconda, sì, sì, la seconda è venuta meglio. Meglio per la recitazione. I pezzi ci stanno, sono anche la terza e la quarta erano meglio. È stata difficile per vari motivi, un po' per la tensione che si respirava nel set, appunto perché sapevamo che era una scena importante, e anche perché all'interno c'era un effetto di compositing da creare,
che consisteva nello sdoppiare l'attore in due, quindi nel mettere in scena i due personaggi protagonisti della vicenda, che erano interpretati da Lorenzo Berti. Ah! Oddio, vedo le stelle! Siamo in un cielo! No! Non è il cielo! E che cos'è? È Amsterdam! Okay. Un limone morso! È acido! No! Una mela morsa! Chi è? Il serpente! Se facciamo stasera non si ferma più. Ciao! Sono Troy McClure. Forse mi conoscerai. Ok. Attacca meno! Mangerò più ciaccia! Chi è che mi ciaccia? La ciaccia! Oddio! Ciaccia la ciaccia! Che ti ciaccia la ciaccia! Non mi ciacciare! Ciaccia! Pecorino! Vediamo, Andrea! Oh, che bello! Un carpaccio di uva, pollo, pomodorini e limone! Quello che ho sempre desiderato! Ti inforchetto! Ti inforchilo! Che buono che sei! Un pollo freddo! Ah, ciò che ho sempre voluto, mamma! L'hai bruciata sta lebbia? Ci ho fatto! E ci è voluto mezz'ora per bruciarla! Certo, è parola di Dio! Ho bruciato una Bibbia! Indipendente, che sarà cacato a zero, quindi da tutto il cinema italiano. Forse dovremmo fare una commedia alla vacanza di Natale. Vi daremo quello che volete, tante risate, tante cazzate, nessun messaggio, perché pensare fa male, tanto male. L'ultima volta che mi è venuta un'idea stavo per svenire. Di questo film. Chi siete tutti mali? Chi? Noi? Sì. Perché? Ma come? Guarda che soggetto. Lui. Lui, ma anche voi, attacco lui. È una scena seria?